Grande Fratello, Bahì è punito dopo la rissa sfiorata con Aida Mizzar. Bahì è a rischio espulsione dopo il bullismo ad Aida. La decisione del GF15. La puntata odierna di Pomeriggio 5 si è aperta con il commento di Barbara D'Urso su quanto accaduto ieri nella casa del Grande Fratello. Riguardo la violenza verbale e il bullismo, nonché l'umiliazione, ai danni di Aida Mizzar da parte di Bahì e Dame e del resto del Branco gruppo. Ho visto questa cosa orrenda che è accaduta, bruttissima, quest'attacco violento di Bahì contro Aida. Barbara D'Urso ha mostrato le immagini della violenza verbale, quasi fisica, l'atteggiamento di Bahì Dame è stato inaccettabile. La padrona di casa ha spiegato che ha visto quello è successo e non ha per niente gradito l'atteggiamento dei concorrenti, per tale motivo saranno presi dei provvedimenti molto seri. Per quanto mi riguarda la violenza di Bahì Dame è inaccettabile. Ho immediatamente chiesto al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti. Questi provvedimenti, molto molto seri, vi verranno presto comunicati perché io non ci sto. Bahì Dame sarà espulso dalla casa del Grande Fratello? Che provvedimenti ci saranno per Luigi Favoloso, dopo le frasi oscene dette ad Aida Mizzar? Filippo Contri avrà un provvedimento disciplinare per aver detto della spagnola le donne come te a Roma le bruciano vive? Grande Fratello conferma punizione per Bahì Dame dopo l'attacco ad Aida Mizzar. Ci saranno dei provvedimenti molto duri nei confronti di Bahì Dame dopo l'aggressione avvenuta ieri al GF15 ad Aida Mizzar. La conferma è arrivata oggi in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. La conduttrice si è detta triste di trovarsi in una situazione molto complicata da gestire. Le sue parole hanno lasciato intendere di una decisione davvero importante. Luigi Favoloso ha molestato Aida Mizzar, i social chiedono un provvedimento anche per lui e anche per Filippo Contri. Bahì Dame ha letteralmente perso la testa dopo che Aida voleva mangiare il tiramisù per i fatti tuoi. La donna è stata maltrattata con parole pesanti, insulti, prese in giro e intimidazioni fisiche da parte di tutti i concorrenti del GF15, ad eccezione di Alberto Mezzetti e Simone Coccia. Pochi minuti fa gli inquilini della casa hanno ricevuto un nuovo comunicato. La produzione li ha invitati a essere più tolleranti e a rispettare le elementari regole del rispetto. Nessuna provocazione, neanche la più estrema, può giustificare l'aggressione verbale. Grande Fratello si riserva di mettervi al corrente di eventuali provvedimenti disciplinari. Dopo qualche minuto dalla lettura del comunicato, Matteo Gentili ha dato della zingara ad Aida.